Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, miei cari draghi, draghetti, dragoni, sono tornata finalmente e cercherò di essere più attivo. Ovviamente ho delle cose da sistemare, come ad esempio andare a collocamento e tante altre belle cose da fare. E forse se riuscirò devo cercarmi un lavoro e anche prendere il diploma, per prendere la patente. Ce l'ho, questo diploma l'ho preso, ce la posso fare. Allora, iniziamo questo video. Allora, ci tengo, l'avevo già fatto questo video, ma il problema è che la mia memoria si è riempita, quindi ho dovuto fare pulizia generale. Allora, ci tengo a precisare che questo video non lo faccio per ammassarmi alle altre persone che fanno questi video, ma perché vedendo appunto gli altri video ho preso ispirazione per delle cose che io prima non sapevo e quindi volevo parlarmene con voi. Il mio canale, come sapete, io tratto di varie tematiche, da quelle sessuali a quelle magari più divertenti, quelle di shopping, quelle no, quelle più banali. Questa cosa secondo me è appunto importante anche perché l'ho trattata a scuola. L'ho messa anche addirittura nel mio tema di prima prova, è proprio il tema su appunto il riciclaggio, sulle plastiche. So che è un tema che sentite e risentite, però penso che sia molto importante. Vedendo appunto perché io mi documento con vari video di ragazze fantastiche che fanno questi video, vi lascio sotto poi i link se riesco. Una ragazza ho visto, poi mi hanno interessato questa ragazza che viaggiava sempre, faceva questi anche video sui viaggi low cost. E anche su appunto l'inquinamento, su come usare meno plastica possibile. Ho fatto una challenge dove appunto mi è caduto qualcosa per terra. Dove appunto diceva che a luglio era il mese mondiale per, diciamo, stare un mese senza plastica, o meno cercare di utilizzarne il meno possibile. Allora, io avevo già adottato queste, diciamo, alcune cose già da un po' di tempo. Ovviamente per chi vive in una grande città o per chi vive in un piccolo paese può essere un po' più difficile, però io vi do adesso delle mie idee, almeno quelle che adotto sempre, se ne adotterò anche di nuove perché ne ho sapute anche di nuove, molto, molto molto belle. Ve le dico anche in questo video, vi lascio sotto poi il link perché è giusto che prendete spunto dalle persone che hanno pensato queste idee. Vi cito già comunque appunto questa ragazza che adesso il suo nome preciso del canale non lo so perché dopo il diploma penso di aver avuto un'amnesia. E poi c'è Claudia che penso è empatia. Vi lascio sotto comunque il link di questa ragazza che seguo, che sono molto comunque attente soprattutto appunto al pianeta, queste cose qua, quindi ne sanno ovviamente molto più di me, però io volevo anche farvi vedere questo mio aspetto perché magari la gente pensa che magari essendo che sono un po' più eccentrica eccetera eccetera non ci penso, non è vero, anzi forse sono una delle poche persone di questa famiglia che ci tengo, della mia famiglia almeno, che ci tengo a non sprecare le cose o riutilizzare tutto quello che posso. Allora, non è solo incentrato sulla plastica, infatti questo è il titolo, cercherò di inventarmelo, sarebbe tipo salviamo il pianeta o cerchiamo, perché molti dicono, anche io lo pensavo all'inizio, se lo faccio solo io che senso ha? Poi ho visto tantissime persone nel mondo del web, appunto per quello che mi è interessato, che comunque tante persone lo fanno, ma anche molto molto meglio di me. Quindi alla fine, come fanno vedere anche le pubblicità, fanno vedere quelle dell'Eni, ad esempio Luca è più Eni è meglio di solo Eni. Quindi anche se noi facciamo delle piccolissime, non è possibile fare la pubblicità dell'Eni ovviamente. Un esempio, se lo faccio io lo fa una mia amica, lo facciamo altre 300.000 persone, soprattutto se abbiamo delle piattaforme YouTube, la mia amica mi ha pure detto, prova a fare un video. Alla fine, secondo me è una cosa che può essere utile, perché lo fai tu, lo fa un'altra ragazza ancora, siete comunque delle ragazze che magari, soprattutto per un canale che non fa questo tipo di video, vedere che comunque anche un canale normale, tra virgolette, che comunque non tratta questi argomenti, li tratta, è una cosa importante che magari può spingere altre persone a farlo, mentre non è che siete obbligati. Comunque, la prima cosa in assoluto, secondo me, che si potrebbe fare, che è una cosa molto comoda, che ultimamente non ho avuto il frigorifero, tra l'altro, l'ho sperimentata, che è appunto il fatto di usare il meno possibile bottigliette d'acqua, che sembra una cazzata, ma ha molto senso. O proprio se non potete farne a meno, che siete in giro e le comprate anche perché costano anche care, me le smalloppano 1 euro a bottiglia, che con 1 euro vi comprate una cassa d'acqua, senza offesa. Però, comunque, la cosa che si può fare semplicemente, se avete dei punti smart, o anche delle fontane, ci vuole una scienza, però da me ci sono proprio dei punti smart che sono gratuiti, mettete la vostra amica, che esiste anche di vari colori, vi posso anche dire dove comprarla, è questa, che è la mia gigante, perché io bevo come i cammelli siberiani. Che appunto ha un po' il capo del ciuccio, esistono di vari tipi, penso che la sciacquate, la lavate, eccetera. Si può anche agganciare la mia in tutte le parti. Questa qua, ad esempio, da Casanova ce ne sono tante altre, esempio, ne vendono anche adesso con i teli. Cioè, praticamente c'è un beauty con questa e il telomare abbinato.
che ci costa 5 euro. Che io ci avevo fatto un pensierino perché comunque le riutilizzo, le lavo, si sa mai, poi quella è un po' più piccola, questa è già più grossa. Ne ho diverse dimensioni, c'ho anche il thermos. E le uso molto perché appunto questa basta che appunto la svitate, ad esempio la svito magari anche tutta, nel senso che potete appunto proprio così, la metto sotto il punto smart, clicco e esce l'acqua e la riempite. Stessa cosa fa anche la mia compagna, le mie amiche che c'erano più piccoline, di colori anche più sgargianti, queste cose qua. E questa è la prima cosa. Già così risparmiate bottigliette, tutto, vero? Anche io ogni tanto, se mi trovo nei centri commerciali, non posso andare a prendere magari l'acqua dei bagni, che fa un po' schifo. Quindi vado nel bar e mi capita a volte di prendere la bottiglietta d'acqua. Se riesco, a volte prendo solo il bicchiere d'acqua, perché almeno me la danno nel bicchiere di vetro. Evito anche di pagare 1 euro per una bottiglietta d'acqua. Cioè, a volte anche di più. Io abito a Torino. Quindi questa è la prima cosa che si potrebbe fare. Un'altra cosa molto importante che vi consiglio per limitare la plastica al massimo è andare, ad esempio, a comprare alcuni prodotti da Lush. Lush, tra l'altro, è una cosa, è un negozio di prodotti naturali che ha delle cose fantastiche, nel senso che i pochi barattoli di plastica che vi danno sono tutti riutilizzabili, nel senso che voi ve li riportate là, ovviamente lavati, puliti, senza niente dentro, e vi danno anche in cambio una maschera viso, sempre ovviamente nel barattolino. Tutto il resto ovviamente viene conservato se volete in scatole di alluminio, come ad esempio gli shampoo solidi che so mia sorella anche li sta usando e si trova benissimo. Io utilizzavo una volta Atlantide, se non sbaglio. Ovviamente per i miei capelli devo utilizzare altri tipi di prodotti, però ovviamente cerco di utilizzare quelli che riesco a trovare, ovviamente non solo in plastica, ma comunque quelli che riesco a trovare. Questo è un po' più complicato perché ho capelli rossi. Però cerco comunque, ad esempio, il mio balsamo rosso non contiene nessun tipo di cosa chimica, anche perché i miei capelli sennò sarebbero tutti, sarei pelata. Quindi su quello siamo a posto. La cosa che appunto Lush è molto buono è che usa molti prodotti solidi, come ad esempio saponette, gli shampoo, tutto. Ad esempio uso molto anche le bombe da bagno, che sì, ok, le potete usare una sola volta, ma ci sono anche gli spumanti, che sono proprio dei blocchi, che se non ve li posso far vedere, che ce l'ho in bagno. Sono dei blocchi che voi spezzate un pezzettino, lo mettete nella vasca da bagno e boh, vi lavate. Ci sono anche le gelatine. Gelatine potete usare se avete la doccia e non avete la vasca da bagno. Quindi diciamo che Lush è quello che è per l'ambiente forse è il migliore. Tant'è che i pacchi di regalo ve li fa con un foulard, che anche quello è riutilizzabile. Poi è fantastico perché rimane anche il profumo della roba di Lush. Una cosa che ho imparato, ad esempio, insomma che è molto utile, che l'ho sempre fatto da quando ero piccola, è riutilizzare le cose. Tipo io mi tenevo sempre le buste dei pacchi regalo, queste cose qua, perché le riutilizzavo? Molti dicono è perché le ricicli, le smalloppi, non è quello. Semplicemente non trovo utile il fatto di comprare una cosa che già ho. Semplicemente la cercavo di rendere più bella, le riutilizzavo. Tipo per comprare mia sorella per 18 anni, ho dovuto fare uno scatolone simpatico per appunto 18 anni. Ho utilizzato uno scatolone vecchio, l'ho decorato io appunto con i fiori, la colla e tutto, perché lei era la versione, è nella fase tipo hippie. L'ho utilizzato e ho messo delle cose poi dentro con la carta di giornale a pallottolata. Che appunto, voi la carta di giornale sembra stupida come cosa, ma se voi la tenete, tipo le riviste, queste cose così, buttarle, possono essere molto utili. Perché magari se dipingete, se magari volete appunto usarla come imballaggio, torna molto utile. Io l'ho utilizzato per fare tipo 40.000 traslochi. Quindi alcune cose si possono tenere. Tanto il polistirolo mi fa senso, quindi di solito non lo tengo, lo lascio alle persone. Una cosa, ad esempio, molto che ho notato che potrebbe essere una buona idea è proprio il fatto di riciclare cose in plastica. Tipo io, ad esempio, utilizzo molto questi. A Pasqua sono appunto questi così qua, trovate le sorpresine, io li utilizzo per metterci le cose dentro. C'ho anche nell'altro le caramelle, li riutilizzo, alcuni ci faccio anche dei portapenni. Li utilizzo molto qua, ad esempio, ho dei finti coralli che ho preso al mercato, mi piacevano molto, allora ho detto, poi tra l'altro è rosso, ho detto, perché non utilizzarlo? Tipo come anche quando andate sul mercato ci sono delle ciotoline per metterci la salsa di soia, io per non buttarle a volte non le utilizzo, le porto a casa e ci metto le monetine dentro, sì, le monetine, tipo 1 centesimo, 2 centesimi, e le uso come portamonete da tenere in camera, così casomai mi servono a volte, le utilizzo. Anche tipo, c'è un esempio, le buste di plastica, che adesso ultimamente vi danno quelle biodegradabili che non arrivano, manca a casa si rompono. Io utilizzo molto insieme anche a mio padre quelle del mercato, che sono verdi, mio padre ha capito che siano gialle, hanno questo colore comunque, per chi fosse daltonico comunque, hanno questo colore qua. Sono color tipo lime, come dice mia sorella, perché sono anch'io leggermente un po'. Sono in tessuto. Molti mi hanno detto però, se porto a casa qualcosa che magari cola o liquido, o magari tipo il cipolle o l'aglio, poi puzza, vai in lavatrice. Quella busta va in lavatrice, si può lavare benissimo, ovviamente non usate cicli di lavaggio pesanti. Poi
perché un pochettino si possono fare i pallini, però è riutilizzabile. Ci sono anche tante altre buste, comunque, il tessuto, con la retina, ne ho di tutti i tipi io. Quindi mi porto sempre una busta se riesco, a volte sì, mi capita anche a me di non poter avere le buste dietro, ma di solito mi porto una borsa che è una valigia, per appunto evitare di comprare cose o magari di sprecarle, utilizzo questo. Adesso ho scoperto che esistono anche dei spazzolini in bambù, posso che in plastica. Questa cosa ve la dico perché appunto ci sono quei negozi dove potete andare a trovare. Addirittura c'è un'amica che l'usa in legno. Non so dove l'abbia trovato, però l'usa in legno. Io per questo spazzolino, utilizzando più o meno sempre la stessa tipologia, è in semi plastica, non è totalmente in plastica, però lo utilizzo per un bel po' di tempo. Anche se va cambiato ogni 6 mesi il spazzolino, ve lo ricordo, adesso non so più o meno quanto va cambiato, io lo cambio ogni 6 mesi. Dentifricio invece uso molto quello della Lush o quello che ho voluto che i miei genitori mi smalloppano. Purtroppo. Però c'è uno molto buono che della Lush che addirittura si usa con l'acqua, si attiva, lo sfregate appunto sul. Sono alcune sembrano delle pastiglie. Quindi penso che sia molto utile. So che cazzo stanno scendendo là, che c'è pure la musichetta, scusatemi. Comunque, scusate, che di là stanno ascoltando la musica. Se poi si sente mi danno il copyright, mi danno lo strike. Comunque, altre cose in più che mi piace molto fare, tipo il decoupage. Se no, quando ero piccola potete chiedere a mia mamma, io ero fissata col decoupage. Comunque, riutilizzo molto le cose, anche la roba da vestire. Ad esempio, io ho dei miei vecchi vestiti che non butto, ma perché alcuni li do via, ovviamente, se sono belli e ben tenuti, li do via, come anche le borse. Ho una fissazione per comprarmi le borse. Sai che ultimamente uso sempre le stesse, quelle molto grandi. Quindi le do via, molti le buttano, ma io sinceramente no, non mi va, sinceramente, anche se sono magari un po' rovinate. Magari le cucio, queste cose qua. Diciamo che secondo me la cosa importante appunto è anche il fatto di non sprecare alcune cose, ma di riutilizzarle. Io ho ad esempio l'abitudine che tra l'estate e inverno molto spesso prendo delle mie cose invernali e le faccio diventare estive. Nel senso sì che le accorcio, le taglio le maniche, le faccio diventare estive. Ad esempio ho dei vecchi jeans, li ho trasformati in delle borse. Ho molto spesso delle camicie a maniche lunghe che le ho trasformate in camicie a maniche corte perché magari le uso come tipo per spalle che sono un po' più sportivi. Cioè, ci sono molti molti usi che si possono fare di tante cose per appunto non buttarle. Cioè, ad esempio anche gli imballaggi, quelle cose là. Io ad esempio forse utilizzo tantissime cose, anche come le forcine, che molte persone dicono che le perdono. Io utilizzo molto per appenderci le foto. Perché magari non riesco sempre a comprarmi, come ad esempio qua dietro, cose con le mollettine, le utilizzo, prendo appunto tipo dei fili, queste cose qua, tipo io ho qua un filo con le piume, ve lo mostro, appunto un filo con le piume, non so se riuscirete a vederlo, questo qua, e c'è appunto un filo con le piume e c'è attaccato le foto, le mie Polaroid appunto. E ci sono comunque tanti altri metodi che potete utilizzare per appunto riciclare, per aiutare comunque il pianeta, tipo non sprecate l'acqua, che io vedo quanta acqua spreca la gente ogni volta per lavare le cose. Io ad esempio riempio il lavandino, sciacquo le cose, poi le sciacquo per carità, però utilizzo a volte, cioè cerco comunque di fare degli accorgimenti. Poi la gente mi dice ah, ma non ti lavi, cioè, no, io mi lavo, c'è anche tante docce con il caldo che fa. Ci sono anche altri accorgimenti, sì, magari si potrebbe limitare, tipo come anche le salviette, ci sono adesso quelle biodegradabili, ci sono anche quelli lì, ci sono anche adesso la Cardora, fatto, non faccio uscire la Cardora, ho fatto anche le vaschette riciclabili, però sapete quanto costano, sì, capisco che nemmeno io le comprerei, però magari io ho abitudine di comprare cose tipo tutte in busta, preferisco magari comprare le sfuse, però ovviamente se mi servono le compro, anche se comunque se dove partire dalle grandi aziende, secondo me, non solo da noi ovviamente. Esempio prima dicevo ma se lo faccio solo io non ha senso, poi vedendo molto in giro che tante altre persone lo facevano, come queste ragazze che ho preso spunto, ho detto magari se siamo tutti noi youtuber, se facciamo video, ma anche dei canali semplici come il mio che trattiamo tematiche anche differenti, perché non è che mi incentro tutto sul pollice verde, anche se molti appunto mi dicono ah ma Sara ma coltivi gli avocado, e sì io coltivo piante di avocado perché mi dispiace buttare il noccio dell'avocado perché so che c'è una vita dentro, quindi sì ho un'anima anch'io, quindi coltivo avocado. Sì, mi piace coltivare gli avocati perché mi piacciono le piante, sì. Quindi sembra una cosa strana, ma mi mangio gli avocati, ma mi piace anche coltivarli. So che magari non ci uscirà mai un frutto, però sì, con mio padre abbiamo questa passione per le piante. Come anche mia mamma, mi ha sempre avuto la passione per i fiori, per le piante, quindi sì, li pianto. Poi vi farò vedere magari un video, perché molti mi hanno chiesto Sara come fai a far germogliare l'avocado, ve lo spiegherò in un video. Per concludere questo video, quindi per appunto
aiutare il nostro pianeta a non morire, anche se vanno a passarci molti anni prima, non adesso che sta morendo totalmente, fare appunto delle accortezze molto semplici, tipo limitare l'uso di quella benedetta piastra elettrica, perché tanto questi capelli, anche se sono così, sono belli lo stesso. I miei sono a nature, non me li stiro quasi mai, tranne che ogni tanto quando appunto me li lavo, perché comunque la piastra elettrica, a parte il fatto che consuma un botto, e poi sinceramente se non vi piastrate i capelli sempre non morite. Anche perché piastandovi i capelli dovete usare altri prodotti perché i capelli non si deteriorino e così sprechiamo 400.000 prodotti per i capelli. Io sono la prima che uso tanti prodotti, potete vedere i miei vecchi video, usavo molti prodotti della Garnier. Adesso ho cambiato varie marche perché non mi trovo più bene, ma contate che io anche se compro un barattolo così di plastica della Garnier, contate che io prima che lo butto, e il barattolo non lo butto, lo riutilizzo, appunto per quello. Comunque mi dura un casino di tempo, anche se ho comunque i capelli lunghi, perché non è che ne prendo un pastone e faccio così. Cioè, lo utilizzo tante volte, quindi anche se ogni tanto comprate qualcosa che per forza è un contenitore di plastica, non mi ammazza nessuno, però ci sono tanti negozi che comunque potete andare e spendere anche, tipo esempio io vado molto anche a Lidl perché magari ci sono molte volte delle buste in cartone, se tanto sono metà in una parte di plastica, ma sono anche in cartone, tipo come l'americana, sono proprio delle buste in cartone, sono molto simpatiche e poi hanno tante cose buone e appunto non pagate le buste di plastica semplicemente. E ci sono anche a volte, adesso fanno foto, quelle in tela, quelle tipo appunto sì, penso che siano proprio in tela, sono anche molto carine, che se le lavate le potete riutilizzare. Per il resto vi poi farò dei video apposta, magari ogni tanto cerco di riaprire questa nuova rubrica così da tenerla anche attiva, se vi può interessare. Spero che ovviamente la cagherete, cioè la considererete, scusate il mio italiano. Una cosa che ad esempio secondo me è molto bella sarebbe appunto il fatto di riutilizzare le cose. Mi raccomando, poi vi farò vedere, andate a casa nuova e occupatevi la borraccia, che secondo me è molto bella. E non riutilizzate le bottigliette di plastica, cioè se dovete usarle le potete riutilizzare, se avete l'influenza buttatele, però mi raccomando, perché se no andate avanti con questa influenza a non finire. Un'altra cosa che vi consiglio è il vetro. Ovviamente so che è più caro, ma se potete il vetro. Io esempio adoro il latte in vetro, anche se i miei non so dove me lo comprano. Ad esempio una cosa che vi dico che nessuno sa è la Tetra Pak. La Tetra Pak è sì di cartone, ma dentro è alluminio e l'alluminio fa male, perché molti non lo sanno, ma per conservare i liquidi o anche molte cose dentro sono in alluminio. So che l'alluminio molti magari dicono è la plastica, ma anche l'alluminio fa male. Studiandolo nella mia scuola ho scoperto che un abuso di alluminio fa molto male, soprattutto al cervello e comunque al nostro corpo, perché fa insorgere molte malattie, come esempio appunto malattie come esempio demenze, o a volte è un può, non è detto, perché con il mondo in cui viviamo basta aspettare un pullman, ti viene il cancro, però evitiamo di ammazzarci da soli, quindi diamo piuttosto colpa alle fabbriche. Una cosa ad esempio che io ad esempio ho notato molto nei miei centri commerciali è che imbustano le buste con quintali e quintali di plastica, è una cosa che mi dà molto fastidio, infatti quelle buste a volte le butto, a volte le uso a casa per buttarci l'immondizia, tanto ormai quelle buste esistono, tanto vale utilizzarle. Quindi a volte le utilizzo appunto e ci butto magari l'immondizia o comunque me le porto a casa perché veramente sono quintali e quintali. Ho trovato una macchina che le pressa e puzza. Plastica bruciata, che è la cosa proprio fantastica quando vai a fare shopping, quando basterebbe comprarsi una pinzatrice. Perché quasi tutte le buste ormai sono di cartone. Anche questa è di più o meno semi cartone. Sono tutte in cartone, basterebbe pinzarle. No, mettiamole in una busta gigante di plastica. Ah, va bene, lo stesso. Plastica pure bella spessa, non di quella di biodegradabile, proprio plastica che ci soffochi le persone. Quindi diciamo che partiamo da noi, visto che tanto le multinazionali non lo faranno mai, o se lo faranno tra un bel po' di anni, quando ormai sarà già troppo tardi. Cerchiamo appunto di aiutarci noi. Mi raccomando, appunto, so che magari in alcune cose un po' difficili, tipo io come queste caramelle, non ci posso fare niente se sono avvolte nella plastica. Cerco di non buttarla per terra, ovviamente. Anche se da me hanno tolto pure i cestini perché i corvi vanno arrovistando l'immondizia. Quindi da me hanno tolto i cestini. Io la roba dove la butto? Il mondo secondo me non va molto pari passo con le esigenze che abbiamo. Però noi cerchiamo di essere positivi, come dice una mia amica, di essere verdi. Anche se a me piace il blu, però cerchiamo di essere verdi, blu. L'importanza è appunto di aiutare il nostro pianeta. Cerchiamo appunto anche con delle piccole cose. Non è che dovete per forza fare delle cose che vi stravolgano la vita. Ad esempio solo appunto cercando di sprecare meno l'acqua, lavatevi, vi prego, perché sul pullman c'è gente che puzza. Però potete utilizzare ci sono tutte cose solide, dalle saponette,
magari tenetevi voi personalmente, esistono anche dei balsami per il corpo che sono naturali, cercate di utilizzare meno cose chimiche possibili, cercate di riutilizzare le cose di plastica, come ad esempio le bustine, io le bustine di plastica, le cristalle le utilizzo per inquadrare le cose. Semplicemente quando non posso permettermi i quadri uso lo scotch e faccio i miei disegni, li tengo così. Spero che questo video vi sia tornato utile, mi raccomando, prendetevi una borraccia, che sono belle. Pesano un po' sulla borsa, però pesano meno sull'ambiente. Potrebbe essere un bello slogan per una cucita. Esistono tanti colori, mi raccomando, a casa nuova. Costano 5 euro, ma non avete solo la borraccia, avete anche il telo abbinato, il beauty per il mare, che vi può essere molto utile se andate appunto in vacanza. Se no trovate solo queste qua sfuse ovunque, ormai ve le lanciano anche dietro. Io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando. Per qualsiasi persona voi siate, qualsiasi cosa trattiate, diffondete questo video, perché veramente io comunque ci tengo agli animali, ci tengo al pianeta, anche se magari non lo faccio sempre trasparire, perché comunque magari molti miei lati non li pubblicizzo sempre nel mio canale, cerco di essere comunque divertente e tutto, però ci tengo tantissimo come le lontre. Io adoro le lontre, mio ragazzo ve lo può dire, farò un video poi a parte sulle lontre, che fanno il mercato nero delle lontre, e sono in via di estinzione. Io amo gli animali veramente. No, ovviamente non sono vegana perché non ci riesco, però alcuni miei animali non li mangio. Vi farò poi un video a parte. Se siete arrivati fino a questo punto, mettete un hashtag, salviamo il pianeta, salvate l'ambiente, compratevi una borraccia. Scegliete voi l'hashtag che volete. E mi raccomando, se siete comunque del mio stesso pensiero, appunto, mettete sotto un commento e ditemi la vostra. Io vi saluto, vi lascio sotto poi, se riesco, nell'info box, il link di queste ragazze che potete seguire, che sono fantastiche. Un saluto a tutti.